Io sono in imbarazzo a parlarne perché questo sindaco mi assomiglia un poco e lo conosco piuttosto bene, però solitamente sto sempre un passo indietro quando ci sono manifestazioni pubbliche come questo. Sono invece orgoglioso di avere un buon sindaco nella mia città, sono ancora più orgoglioso perché lo conosco piuttosto bene. Si è letteralmente messo da parte per non fare alcun ombra al sindaco di Cosenza, l'onorevole Roberto Occhiuto, delfino di Casini nell'UDC nazionale, e questa sera presente alla manifestazione del centrodestra a Cosenza a rafforzare l'importanza politica della loro presenza determinante nella coalizione. L'UDC scelse un anno e mezzo fa di sostenere Scopelliti, anche perché dall'altra parte c'era lo Iero, che ormai era stato indicato dalla letteratura sul Mezzogiorno insieme a Bassolini, con Bassolino come uno dei presidenti che in qualche modo rappresentava lo stereotipo del modo peggiore di amministrare il Mezzogiorno. Siamo stati contenti di aver sostenuto Scopelliti, ci mette la passione, il lavoro, si è visto anche oggi in piazza, non ci interessa il manuale Cencelli, abbiamo ottenuto insieme al centrodestra una vittoria storica in una città difficile per il centrodestra come Cosenza. Credo ci sia oggi un ottimo sindaco che sta dimostrando che i problemi dei cittadini vengono più dell'interesse degli schieramenti e dei partiti, e lui infatti si sta dimostrando un grande amministratore capace di riconciliare attraverso la sua azione i cittadini con l'istituzione. Così sul significato della manifestazione di Cosenza fa la sua analisi. Queste manifestazioni si fanno alla fine della legislatura, a volte neanche, si fanno in campagna elettorale, si incontra tanta gente e poi non si rende conto di ciò che si è fatto. Governare la Calabria non è facile, lui lo sta facendo con grande coraggio, avendo anche il coraggio delle scelte impopolari, mi riferisco per esempio a quello che sta facendo nella sanità. Sul piano politico credo che la vera novità consista nel fatto che per la prima volta c'è una manifestazione del centrodestra e nessuno di quelli che sono intervenuti ha ricordato colui che è stato il padrone del centrodestra in questi anni, cioè Berlusconi. Non uno ha ricordato il Presidente del Consiglio, questo forse perché anche quando stanno nel centrodestra condividono valori comuni, si rendono conto che a livello nazionale una stagione è finita e un'altra se ne deve aprire. Mi è piaciuto che questa manifestazione non sia stata contro qualcuno, nemmeno contro la sinistra, perché il Paese ha gravi problemi che meritano l'impegno di tutti, dei migliori, al di là degli schieramenti. E nel Paese c'è una regione che ha problemi più gravi delle altre regioni, questa è la Calabria, sarebbe ben singolare che noi ci dividessimo quando invece bisogna richiamare anche le opposizioni a lavorare nell'interesse dei calabresi. L'onorevole Occhiuto poi ci tiene a chiarire la posizione del suo partito all'interno della coalizione. L'UDC è un partito che a livello nazionale sta sostenendo da più tempo, che non è ancorato né al centrodestra né al centrosinistra, anche perché nel 2008 quando andammo da soli, e noi siamo l'unico partito che è stato all'opposizione di Prodi e di Berlusconi, tutti ci dicevano che saremmo scomparsi, che questo sistema bipolare dove da una parte c'era Berlusconi, dall'altro Veltroni ci avrebbe schiacciato. Bene, ora tutti cercano l'UDC, Casini è diventato il leader che tutti desidererebbero avere, mi riferisco ai dirigenti del centrodestra e a quelli del centrosinistra, evidentemente forse avevamo ragione. Ecco, noi non eravamo innamorati di questo sistema bipolare nel 2008, non siamo innamorati nemmeno oggi di questo sistema bipolare. Scegliamo a livello locale i candidati migliori, i progetti migliori, non ci interessano i colori politici di un sistema bipolare
che non è stato capace di riformare il paese. Guardi, se in Calabria si sta tentando di riformare la sanità è perché Scopelliti ha avuto il coraggio di farlo, ma non perché Scopelliti sia di centrodestra, perché quando Loiero non c'è riuscito non perché fosse sostenuto dal centro-sinistra, ma non c'è riuscito perché non ha voluto farlo e non ha avuto il coraggio di mettere mano alla sanità come sarebbe stato necessario. Allora bisogna dire chiaramente ai cittadini che le divisioni artificiali, artificiose di questo sistema bipolare spesso hanno impedito le riforme nel paese e anche nelle regioni come la Calabria. Noi in Calabria cerchiamo di essere, con Scopelliti, il lievito della maggioranza per ricordargli l'impegno che ha assunto con i calabresi. A livello nazionale chiediamo sia al centrodestra che al centrosinistra di mettere in campo gli uomini migliori per fare le riforme, per far crescere il paese, per convincere i mercati che noi abbiamo una politica capace di guidare l'economia e i processi politici del paese, per mettere magari anche una patrimoniale, per far pagare le tasse a chi se lo può permettere, magari mettendo una patrimoniale solo sui grandi patrimoni ed evitando invece che le tasse le paghino sempre gli stessi, quelli che non possono evitare di pagarli. Noi vorremmo un governo capace anche di fare le scelte impopolari come la riforma della pensione, spiegando ai padri che occorre lavorare forse un po' di più per regalare questo tempo ai figli, perché altrimenti i figli non avranno la pensione quando saranno in età da pensione. Certo, i sacrifici innanzitutto li devono fare i politici, perché mentre si parla di riforma della pensione poi i politici devono anche avere il coraggio di rinunciare ai propri vitalizi e di dimostrare che prima degli altri, riducendo i costi della politica, si rendono conto della necessità di fare sacrifici. Infine, una chiosa sull'uscita di Santo Versace dal PDL e le simpatie verso l'UDC. Santo Versace è un bravo parlamentare che ha avuto coraggio, forse l'ha avuto un po' tardivamente perché sta abbandonando una barca che sta affondando, ha speso parole molto positive nei confronti di Cassini, siamo contenti che ci abbia dato ragione. L'UDC si candida ad essere un grande partito di tutti i moderati. Se Santo Versace vuole impegnarsi, benvenuto a Santo Versace.